Fammi indovinare, oggi non posso uscire, vero? Ovviamente. Vuoi tornare in camera tua a guardare il canale di mezzanotte? Vai. Nella TV non c'è più nessuno. Poi vedremo l'assassino che scompare nella nebbia. E nulla di nuovo. Ah, tra parentesi, abbiamo la statuetta. Penso che possiamo metterla qui. Devo ricordarmelo, tanto domani è domenica. Vediamo. Non compare nessuno nel canale di mezzanotte. Risa è stata salvata, per cui il piano del killer dovrebbe essere stato sventato, almeno per stavolta. Ecco appunto, la città è coperta dalla nebbia. Però non abbiamo visto nessuno a questo giro, strano. Mi ha fregato il gioco. Oh, scena animata, addirittura. Non la vedevamo da un po' una roba del genere. Ma... È Moroka? No. Ma quello? Il campo? Non l'abbiamo mai visto? Le sirene in lontananza. Sarà successo qualcosa? Minchia, direi di sì. Il telefono squilla. Oi, è morto quel... Ah, no, è Cie. Di un uomo. Nande? Esatto. Sì, 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 arrivo. Ci ha riattaccato. Eppure avete salvato Rise. La cosa migliore è fare catapultarsi al Junez. Junes, non Junet. Mattina presto, ci sarà anche Rise? No, ci siamo solo noi quattro. Ciao tesoro. Nessuno ancora lo sa, tra l'altro. Eccolo qua, infatti. Ma va. Ok, però non è Merdoka. Ah, no, era davvero lui allora. Morokin? Ano Morokin ka? Senpai ra no tannin no. Nande? Nani sore? Bella domanda. Shiranai yo. Kedo, mita yatsu ga itan da. Machigai nei yo. Da yo kore. Nerawaren no terebi deta yatsu ja nei no ka yo. Beh, magari è uno che ha parlato troppo merda, Merdoka e Morokin deteru toko nante mita koto nei zo. Kusso. Doste konna koto ni? Forse è stato un caso? Era solo lì nel momento sbagliato? Allora, no. Non è stata una coincidenza, a parer mio. Ma credo che Moroka stesse passando di là a piedi, Ciocco. Il killer era in mezzo alla nebbia, Il killer, preso dallo schizzo che Rise è stata salvata, ha trovato il primo e zac, ti è fatto fuori. Strano più che altro che abbiano preso di mira una persona così vicina a noi, che non avevamo comunque un gran rapporto, per carità, però... Direi di sì, Yosuke. Direi di sì. Dobbiamo proseguire, ovviamente. その通りだぜ。そもそも警察には無理だろって始めたんじゃねえすか。俺らが腰砕けになったら犯人は野放しになっちまう。Esatto。俺ら仕事を言ってる場合じゃねえ。俺らなりのやり方で前へ進むしかねえんだ。Meno male che qualcuno capisce il mio punto di vista. 漢字の生意気だ。の。Esatto。たく。分かってるよ。 Tu poi hai ancora motivi per continuare questa cosa, Yosuke. Dovremmo andare a trovarlo? Esatto. Sapevo che la telecamera si sarebbe spenta. Mannaggia. Lo sapevo che sarebbe successo, maledizione. あれ、店員さんがいる。珍しいな。お疲れっす。なんかあったんすか?あ、洋介くん。ちょうどよかった。店長から何か聞いてない? Di cosa?
いやさっきから売り場に妙な着ぐるみがいるんだけどさ、今日何かのキャンペーンだっけ。着ぐるみ、テッディ、うしとドラティブ、まあいっか、客もいないし、そろそろ持ち場戻んないとな。テッディè uscito dalla TV? Si è materializzato nel mondo reale? Matta? Uah! Iru! Ma come? Nakanaka tsubo ni kuru! Come ha fatto? Ma... nande koko ni? Yatto kita kuma na! Matta ta kuma! Kuma-san! Dechatte ii no? Suka! Dereru nka yo? Esatto! Vabbè, ah quello è vero. Effettivamente c'ha ragione anche lui. Vabbè. Soda, chiedi cosa hai visto? Hai visto qualcuno ieri sera? Secondo me, come ho detto io, era lì nel mondo reale. Morocca l'ha visto e Zack è stato ammazzato. しつこいクマね、マジに一人よ。だから来たって言ったでしょうが。まあ信じてくれないならいいですけど、僕前から探知能力落ち目ですしね。È difficile crederti, vabbè, ti credo. 先生は優しさでできてるクマな。確かに。昨日の真夜中テレビには何も映んなかったしな。っていうか、よく考えたらさ、クマくんが何も感じてないわけでしょ。それってモロキンあっち側に入らなかった。È stato ucciso nel mondo reale. È stato un caso, un impeto di ira, sicuro. クマどっか行きたい、クマ。ああ、今それどころじゃ。てか帰る気なしかよ。No, voglio stare qui. どっかって、例えばどこいるだ。これをリセちゃんに渡す、クマよ。クマからのフォーユーって。Gli occhiali, ma dai。Hai ricevuto degli occhiali da Teddy, ovviamente. E su questo è ovvio. Ora sono Teddy incazzato. Ma dai. Allora mi sta ancora pesantemente sul cazzo. Però vabbè, ci sta. Teddy si è unito al gruppo come combattente in prima linea. Ora è un'importante risorsa nella lotta contro le ombre. E vai Teddy. Rango 5, la squadra investigativa. La finta sociale, squadra investigativa ha raggiunto il livello 5. Matto è migliorato. Yabbai, hitome hiteru. Kuma, omae, nobi nobi sawagi sugi nanda yo. Tonikaku ido da. Da. Ma dai! もう一回しつこく確かめるけどさ、あっちの世界の霧が晴れた時まで中にはお前だけだったんだな。そう言ってる。Ma quando è che ci sono cambiati i vestiti? Scusami. 真夜中テレビ。Non eravamo vestiti in modo normale? どういうことさ。Ah, forse si sono cambiati per non dare nell'occhio. けど、どうやらモロキンはそもそもテレビに入れられてない。それだけは確かみたいだ。なら。こっちで殺されたってこと？Sì, è come dico io, palesemente. モロキンだけテレビに入れなかったんだろう。Non era sua intenzione, magari. 入れる気がなかった？はじめから別扱いってことか。Perché stronzo, semplice. ひょっとして、もうテレビに入れても殺せないって思ったとか。だって私たち、続けて3人も助けたわけでしょ？ああ、なるほど。Quindi invece che uccide la gente nella TV la uccide nel mondo reale. Esatto, l'ha fatto perché... Già. Penso che si rimetterà oggi o domani.
それに期待するしかねえや。それにしてもそこが通るってまさか頭か。プロック。やめろよ、子供見てんだろ。ったく、中身空っぽで動いてるとかトラウマ残るっての気使えよ。でも元通りになってよかった。毛も臭いね。ラノジロザ、触っていいか。ダメコマ。ま、come？ ま、che stronzo。ふふクマもう空っぽじゃないクマよ。あの？ちゃんとユキちゃん逆乱しねばって復活頑張って中身のあるクマになったクマ。ま、che stronzo。はいはい、偉い、よくやった。マドンナミア、per rimorchiare。逆乱いつまで引っ張る気？esatto。大体中空っぽなのに頭開けたって暑さ関係ねえだろ。だから空っぽじゃないっての。あっち、もう限界クマ。ポク。Altra scena animata, incredibile. Ma dai! Oh, ma... Ma... Ma che carino! È un modello! Oh, vabbè. Ma dai, ma è nudo. Ne, Chie-chan, Yuki-chan. Hai? Tieni giù le mani della mia donna, stronzo. Boku, umareta mamma no sugata dakara. Honto ni Kuma-kun? Teka, umareta mamma toka itta? Iya, koko de zenkai toka dame dakara. Chie, siamo fidanzati, stronza. Smetti di fissarlo. Aizu ga kuma? Karappo ja nakunatta tte naka ni ningen haete kita tte no ka? Don dake arienai ikimon da yo. Boh, non lo so. Aizu honto nan nan da? Bella domanda. Ma so ka. Bezu ni ima ni hajimatta koto janai. Beh, oddio. Kangaete mireba こっちで歩かれんならクマのまんまよりマシかもな。え、そこはストエヴェロ。っていうか、そうだ。リセの話聞こうって流れじゃなかった？びっくりしすぎてそれちまったよ。俺たちで先にリセのとこ行こうぜ。クマは、まあ二人もついてるし大丈夫だろう。E via, il giro dei ragazzi di nuovo a parlare con la nuova ragazza. Ma dai, con sti gelati in mano. ホームランバーの季節っすね。さっきから何本食ってんだよ。腹壊すぞ。あ、これ、もう一本。あ、これ、もう一本。あ、これ、もう一本。あ、ごめん、遅くなった。ったく、クマ吉の服なんか別に何でもいいだろう。Non sapevamo cosa scegliere。うわ、クマか、お前。Yes、ザツライト。Ecco che mi ricorda, dannazione! Continuavo a pensarci il modo di parlare e adesso questo vestito! Aoyama di My Hero Academia, Dio mio! C'è Smagnifique! Yeah, avvasete tutti! Atashi mo bikkuri da kedo sa! Machigai naku ame Kuma-kun da kara! Teka, seikaku mamma de maitta yo! Miru mon zenbu shinsen rashikute, mo osawagi de sa!女性もののフロアじゃ興奮してわけわかんないこと叫ぶし、あんた以後この格好の時は本能のままにはっちゃけたらダメだからね。でも仕方ないよね、本当に初めてなんだもんね。ユキコエエコンテンティーシマモドスウ、そこまでへこまなくていいから。別に許さないとか言ってないでしょ。よかった、嫌われたのかと思ってドキドキしちゃった。ミセまったく、おとなしくしてりゃ見た目は可愛いのに。可愛いか？お前どう思うよ。ま、どんな、ま、よすけ、proprio、allora、よ、
Continuo a dirlo, Yosuke è stronzo solo con Kanji sotto questo punto di vista. Yosuke è un bravissimo ragazzo, forse anche meglio di Ryuji. Li metto a confronto perché Ryuji, diciamo, è il primo compagno in Persona 5 e Yosuke è uguale in Persona 4. Però è stronzo sotto questo punto di vista. Continua a punzecchiare Kanji sotto questo punto ed è una cosa davvero da stronzo. Ah? Esatto. Smetti di rompere i coglioni. Ecco, vedi? Madonna mia. E questa se la ride. Amagi-senpai. Comunque no, non è il mio tipo. Yoku che ha dato 1000 yen a Kanji. Kanji. Ma che stronzo! Wow, Richima! Ma sono 1000 yen, su! Su quello non c'è dubbio, ma io ho detto che Yosuke è un bravo ragazzo. Solo con Kanji si comporta da pezzo di merda. Ma come? Esatto. E quanto cazzo avete speso? Un motorino scassato. Ok, bebè. Stai zitto! Lo sto dicendo. いいかクマ、それ大事に大事に大事に切ろよ。いたずらして破いたら次からはお前の脱いだクマ側で仕立てるからな。おいクマ、しょげてんな。ホームランバー食い行くぞ。 Questi due non vanno proprio d'accordo. Pensa in questo momento se fossi fidanzati con Yukiko. Sarebbe una scena perfetta. あなた、確か。今度は藤川理性を怪獣ですか。たく、店員の方もつけてうんなってん。あれ?こいつ、確か肝心時の。あれ以来になりますか。そういえば、まだ名乗っていませんでしたね。 E sei quello che ha detto Dojima che hanno mandato, vero? Vi dispiace? No, era un pezzo di merda. L'ha capito anche lui. Lei sarà il prossimo. Dico lei perché è palese che è una femmina. È palese. È per quello che Kanji ha dei cosi contrastanti quando l'ha vista. Perché è una femmina, palesemente.
そっか、よかった。それを確かめに来たの？な、まあね。そうだ、今少し時間いい？話さなきゃって思ってた。Aumentiamo il rango della squadra? 今日はおばあちゃんだから。え、あ、うん。Aumentiamo il rango della squadra oggi? Santuario Tatsuhime. Vengono qui a pregare. Lì ci sono cose che ho ricordato, ma... Mi sono accorto che era già fuori del mondo. Ma ancora una volta, non c'è nessuna traccia. Prima, Shirogane è un personaggio strano. Sì, l'ho sentito molte volte. Ho chiesto molto di l'incidente, ma non ho parlato di quello che ho parlato fuori del mondo. Ho pensato che era inutile. Sì, anche perché sarebbe stato controproducente nei nostri confronti. Ma, 他に言い方もないよな。Grazie per avermi salvata. Tasukete moratchatte. Arigato ne. Ureshikatta. Daisuki. Ah, ii tte sonna no.やば、かわいい。ああ、今やっと本物って実感した。確かにリセチだ。その、最近の私、疲れてて少し暗かったから、嫌かなと思って。喋り方、変？ああ、でも、世間的には今の感じの方が。Meglio così、preferisco una ragazza naturale che una idol che finge di essere quello che non è。自分でもよくわかんなくなってて。そんな謝ること？Esatto。いいじゃん、その時々。Brava fidanzata。無理に決めなくても、誰だっていろんな顔があると思う。ユキコが言うと説得力あるわ。え？そう？ありがとう。よかった。最初に知り合ったのが先輩たち。Oh, che carina。そうだ、あれ渡さなきゃ、クマメガネ。あ。渡さなきゃっていうか。Però ti servono, quindi prendile e stai zitta. Teddy ti ha dato un paio di occhiali da conservare per Rise. Ma cosa dovresti dirle mentre glieli consegni? Senpai, 私がいないと困る？私、あの世界でみんなを助けられるんでしょ？ Certo. あの力で。なら。私が仲間になった方がいいでしょ？ Oh, brava che l'ha già capito, non è stupida questa ragazza. Hai consegnato gli occhiali a Rise. それ、一応仲間の証っていうか。Squadra investigativa livello 6. そっか。先輩たち、向こうでかけてたよね。Sì, anche se erano neri, però... ありがとう、先輩。Quello è un altro dettaglio. これで仲間だよね。Rise e Kujiwa si unita al gruppo, sarà un'importante risorsa nella risoluzione del caso. Già, squadra investigativa rango 6. La fita sociale, matto è migliorato. Atashi, asta kara Yasogami Kōkō ni kayou no. Onaji gakkō. Demo atashi, mada tomodachi inai kara. Non ignoratemi, madonna mia. Sore ni, onjin dashi. Oh, lascia fare a me se la metti così. Ricevuto. Kochira koso yoroshiku, senpai. けど、こんな時期に転入って大変だな。Si sono trasferiti tutti。モロキンとか。それにテストもすぐだし。テストな。自分で言ってへこんだぜ。中止になったりしねえかな。Potrebbe, ma ne dubito。やるんじゃない？ Esatto。テストだけはさ。大変って、怪物相手に死にかけたことに比べたら。Secondo me è anche intelligente。È anche intelligente, non è stupida, anzi。明日改めて特捜本部で相談だな。Il Junes。うーす、調子どうすか？てか熊のやつ。ホームランバー5本も入れるって。ま、俺はその前のも入れると6本だから勝ったけどな。誰も聞いてねえよ。っていうか、ma quindi lei è un anno in meno di noi, quindi è la stessa età di Kanji, o no?なんか前とキャラクターせんなもらったフォーレディノイ。先輩たちと同じ八高生。明日から私もだから、よろしくね。ああ、フィゴ。ああ、そう。すか。ああと、学年は。
perché te la ridi? De, Kuma wa dou shita Kuma wa? Perché si è messa a ridere? Mukou de gohonme kutteru ssu yo. Demo aitsu. E questa è una bella domanda. Teddy dove va? Shikata ne. Ore ga tsurete kaeru ka. Ok, Teddy quindi può tornare a casa sua, bene, non ce ne dobbiamo occupare, almeno quello. Konbanwa, News Eye desu. Mazu wa headline kara. Inabashi de okiteita renroku satsujin jiken. ついに 3人 Arriverà Dojima a chiederci spiegazioni o a qualcosa del genere? Shusoku to no mikata mo atta dake ni, jimoto wa shougeki o okete imasu. Korosareta no wa jimoto koukou no kyoushi de, itai no jōkyō ga mae 2 ken to kokuji shite ori. Nel notiziario c'è la foto di Merdoka. Pare sia stato davvero assassinato. Già. Nanako sembra spaventata. Ci sono qua io per te, non ti preoccupare. Hai calmato Nanako. La tua statistica di comprensione è aumentata. Nanako sembra sollevata. Koni Sasaki-san no jiken kara 2 ken tsuzukete onaji gakkou no kankeisha ga higai ni atta koto ni narimasu. Higaisha no Morooka-san wa kibishii shidō hōshin de shirare, tabitabi seito to no masatsu o kakaete ita toyukoto de. Kissa se kokkai no jiken ga hannin tokutei e no ookina tegakari ni naruto mite, asu kara daikibo na sōsha o okonau koto ni shiteimasu. Non penso che siano stati degli studenti ad ucciderlo. Sarebbe assurdo, dai. Dewa, genba kara chūkei de otsutai shimasu. C'è parecchio fermento sul caso. No, stasera penso di no, tesoro. Forse dovresti provare un altro trucco di magia. Muovi un dito dalla mano... No, dai, per favore. Sulla mano sinistra. Madonna mia. Stavolta muovi il dito dalla mano sinistra a quello destra. Esatto. Nanako sembra essersi rallegrata. Ci vuole così poco. Metti a letto Nanako e decidi di andare a dormire anche tu. Oh, buongiorno Igor. Yokoso, questo posto. Yokoso. Sì, Igor, sì, è passato il tempo. A quanto pare sei stato convocato nella stanza di velluto. Quindi stai riposando. A me sembra bene. A me sembra che stiamo andando bene. In ogni caso dovresti dirmelo tu. Grazie, Margaret. Oh, che cosa, Igor? Minchia. Addirittura? Yes! Bravo, Igor! Questo sì che è un bel premio. È disponibile un nuovo tipo di fusione. Non vedo l'ora di provare. Igor, gli incidenti di fusione, mi interesserebbe saperlo. Vuoi vedere che gli incidenti succedono all'aumentare del quantitativo di persone? Potrebbe essere, potrebbe benissimo essere. Scusami Mouse, ma ti devi levare. Ancora non riesco a crederci, il nostro insegnante è stato ucciso. Non sono riuscito a dormire molto ieri. Tu invece, come stai? Sto bene, tranquillo. Anche se nella vita vera dovrei dire questo, però... Beh, se cominciamo a deprimerci per qualcosa del genere, non cattureremo mai l'assassino, vero? Ah, oh, giusto, significa che avremo un nuovo insegnante. Chissà chi sarà. Beh, sono sicuro che non troveranno nessuno peggio di Merdoka. Lo sapevo, stavo già per fare così, lo sapevo. Chissà chi è il nuovo insegnante, l'aula è piena, oddio. Morokin no hanashi te,
マジ？Oddio, non è proprio piena piena. 間違いないっしょ。Una signorina. Buongiorno. Dio mio, signora. Un po' più composta. Forza. Ecco qua. Oh, il controller. Beh, tanto peggio di così. Ma che palle, controller, mettila. Oh, scusami. Adesso diventa una stronza.例のアイドル藤川さん È tornata a scuola 入ったけどテレビで見るのと全然違うからがっかりしないようにね何がアイドルよ Ne lo sapevo! Non ci mancava poco che questa diventasse una stronza! La prof Kashigawi sproloquia, certo. E quindi? Tu non capisci un cazzo! Le donne di 50 anni sono stupende! Questo però potrebbe essere un'informazione. E fin là, umanamente ti dispiace, ovvio. お前バカじゃね？あんなん信じてんの？ Beh, almeno questo non ci crede, dai. 真夜中テレビ広まってきてる。Esatto, questo ti fa pensare quanta gente però lo stava guardando. Ma è quello che non capisco io, scusami un attimo. Scusami, noi quando entriamo all'interno della TV è pieno pomeriggio. Quindi quando incontriamo per esempio Risette che sentiamo la gente applaudire, in teoria, scusami, dov'è questa gente che il canale di mezzanotte appare a mezzanotte? È quello che non capisco. Tenete conto che io poi sto facendo tutte ipotesi, poi magari mi sbaglio io e il canale di mezzanotte è sempre visibile da dopo che appare una nebbia. Magari sono io che sbaglio. Comunque la professoressa non è male. Però... a quanto pare una stronza anche lei. Ah, che coglioni sto controller oggi. Beh, in realtà sì. Kedo Chie wa aka no kamoku igai wa itsumo heikin ten ijou da yo ne. Soko follow ni natte nai kara. Ho voti fluidi. Scusami, senpai. Cigano, come è nasai? Atashi, atarashi gakkou demo, douse tou no komodachi umaku dekinai kyou. Che patata. Kikkake ga jiken nanka ja nakete. Quello è vero. Però probabilmente in altre circostanze non saremmo diventati amici. Konkai no morokin no ken, doumou? Yonaka no bangumi ni zenzen utsunnakatta daro? Moshi terebi no naka ni haitto nara. Esatto. E fino a là. Mai yori hana kikanaku natte kiteru kedo sore kurai wa machigai nai kuma yo. Kedo shitai mitsukatta no mata kiri no hi datta ne. Io te l'ho detto, è solo un caso. È solo un caso che l'abbiamo trovato quando c'era la nebbia. News de itteta shi. Hannin no douki honto nan nano kana? Te l'ho detto, non c'è un movente. A parer mio, l'assassino non ha una forma mentis. Lui prende e uccide. È stato tutto un insieme questo. Sì, ci sono le persone che si vedono in TV, per carità. Però se c'è una motivazione per aver preso Merdoka, come hanno detto i ragazzi, potrebbe essere che era interessato a Risette. Potrebbe essere una motivazione.
Ma a parer mio, chiunque sia l'assassino, non lo sta facendo con un piano in mente. Lui prende e uccide, semplice. All'inizio uno poteva pensare che fosse, diciamo, un assassino per la tizia della TV, ma continuando capisci che non c'è una vera connessione con tutti i casi, se non quello di essere apparso in TV. Ma anche lì, adesso che è morto Moroka, quella teoria si può buttare. Beh, non famosa però. Esatto. Brava. Beh, non penso che avesse del rancore contro, per esempio, Yukiko, però il senso è quello, non c'è una vera motivazione. Tesoro, tu sei carina e tutto, ma su queste cose non ci arrivi proprio, scusami. Ma dai, addirittura. Postumo è sempre facile. Soprattutto per Saki Senpai, lo sappiamo. Già. Morokin no tame ni mo atashitachi ni dekiru koto yaru shika nai yo. Ma smettetela di chiamarlo così, è morto. Basta, un po' di rispetto, ragazzi. No. Esatto. Non c'entra con la vostra scuola. Perché lavoro con loro? Esatto, lo sapevo. Non posso rivelare informazioni. Esatto. Non è un liceale l'assassino. No. Va bene tutto, ma non è un liceale. Non è un Akechi di questa situazione. Akechi già aveva più senso perché, diciamo, è molto più avanti nel tempo questo gioco e ha senso che i liceali potessero fare queste cose, ma in questo gioco in particolare no. No. Grazie per l'avviso, allora. Kakawattakotowa否定しないんですか?まあいいでしょ。僕もこれ以上どうこう言う気はありません。遊び?遊びはそっちじゃないの?探偵だかなんだか知らないけど、あなたはただ謎を解いてるだけでしょ?私たちの何を分かってるの?そっちの方が全然遊びよ。 Madonna mia, profonda la ragazza. Lei è la prossima vittima, sicuro. Socca! 容疑者固まったのになんでこんなとこブラブラしてんだと思ったら 容疑者分かったらお払い箱なのか。で、寂しくて来てみたとか。探偵はもともと逮捕には関わりませんよ。それに事件に対して特別な感情もありません。ただ必要な時にしか興味を持たれないというのは。え、べ、servita quello, tesoro. Mo, nare mashita kedo. Kanji lo sappiamo che sei interessato su. Già, mo ikimasu.
Tanto ci rivedremo presto, vedrai. Nannano? Non ho detto solo cosa. È come se ci stesse seguendo. Yogisha ha agattatte. Honto ni kono mamma kaiketsu nano kana? Sana. Ne dubito. Decidete di tornare a casa. Dubito che sappiano effettivamente qualcosa, ma penso che ce lo dirà Dojima. Bentornata. Oh, la TV. Visto che non ho molto altro da fare, potrei leggere, potrei anche fare le piante con Nanako. Ma Nanako, direi che siamo a posto. E sì, va bene. Ti ricordi non aver comprato niente nella tele di vendita? Magari dovresti guardarla. È vero, non ce l'hanno fatto fare ieri. Dojima ti ha dato questo scaffale. Cosa potresti metterci? Senza dirmi cosa, però sappiamo che è la statua di Jack Frost, esatto. Mani benedette, guarigione speciale tutta per te. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Sì, ogni volta dici le stesse cose e poi sbagli a dire cosa c'è lì sotto. Crescita per due. Inoltre aggiungo anche Magatana infernale. Non sembra granché nessuno dei due, eh. Però se proprio devo scegliere, mani benedette, dai. Sì, effettivamente stiamo spendendo un sacco di soldi. Devo farmare dei soldi. Tanti soldi. Hai acquistato il pacchetto mani benedette, sei mani benedette e caramella gigante. Wow, abbiamo terminato le scorte. Perfetto, speriamo che arrivino presto. Io finirei di leggere. Pesca per esperti. Hai finito di leggere pesca per gli esperti. Senti aver imparato la tecnica ideale per il riavvolgimento. D'ora in avanti, quando sotto all'indicatore viene visualizzata questa icona, premi il comando per potenziare la velocità del riavvolgimento. Decidi di provare la prossima volta che andrai a pescare. Tempesta stasera, eh? Mi chiedevo questa ragazza col coso rosso se aveva qualcosa di speciale. Senti degli studenti parlare. La settimana prossima cominciano gli esami finali. Ah, senpai, sembri giù di tono. Non ti fa bene, sai. Una volta superati non mancherà molto alle vacanze estive, no? Zitto, misera matricola. Devo studiare per gli miei esami d'ammissione all'università. Capirai anche tu cosa significa fare gli esami tutto l'anno quando sarai uno studente di terza. Ah. Ok. Grazie. Ricordate ragazzi, gli esami finali inizieranno settimana prossima. Se fallite, vi sorbirete i nostri magici corsi estivi. Oh no. Oggi comunque parleremo di ereditarietà legata al sesso, la quale è regolata dai cosiddetti allosomi. In parole povere, è il patrimonio genetico innescato da ciò che decide se si è maschio o femmine. Pensiamo ai gatti calico, i quali sono pressoché sempre femmine. Non che non esistano di maschietti, ma pare che la probabilità sia circa di 1 su decine di migliaia. Facile che questi maschietti siano super popolari tra le gattine, eh? Hai ascoltato la lezione intensamente. Conoscenza aumentata, ovviamente non abbastanza. Mattina, dopo scuola. Non so perché mi aspettavo qualcuno nel... Come mai siete tutti qua? Volete entrare dentro la TV? Chi sarà il responsabile? Puoi solo aspettare che le indagini diano qualche risultato. Ragazzi, ho capito, entra... Ah, certo. Tuona. Ecco perché sono qui. Quanto vorrei che Isami sparisse dalla faccia della terra. Ah, Sarkun, hai da fare oggi. Magari potresti darmi ripetizioni o potremmo fare altro. Tesoro? Di già, così? Dopo però. Scusami un attimo. Io lo so che dovrei probabilmente sfruttare gli esami. Cioè, o meglio, dovrei sfruttare la giornata per studiare. Ma giusto per essere sicuri. Ah, giusto. Settimana degli esami. Anche il teatro è fermo. Voglio vedere, esatto, se c'è qualcuno in giro. Ora. Oh, Sarkun, come va con lo studio? Perché non studiamo assieme? Scusami, devo fare altro prima. Giusto, dobbiamo anche vedere cosa sono le armi per Teddy. Allora, io vorrei sfruttare però questa mega tempesta. Ci provo, vediamo se otteniamo qualcosa. Per vedere se peschiamo qualcosa. Devo dire che non è valsa per nulla la pena. Anche Yukiko ci aveva detto che non eravamo ancora pronti ad aumentarlo. E allora sfruttiamolo e andiamo con lei per oggi, dai. Per quanto dovrei andare con Cie, siamo chiari. Studiamo assieme. Meno male, ho bisogno di una mano su un paio di argomenti. Vabbè, controlliamo, dai. Nella biblioteca del liceo Yasogami. Hai studiato con Yukiko. Già che siamo assieme, che dici se ci aiutiamo a vicenda nelle materie che troviamo più problematiche? Vuoi iniziare tu, Sarkun? Sei riuscito a studiare di più collaborando con Yukiko. La statistica di conoscenza è aumentata parecchio. Studiare insieme ha rafforzato il vostro legame. Visto che hai finito di leggere Super Apprendimento, sei riuscito a studiare meglio.
senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Che effettivamente è stata un'idea molto utile. Allora, Patata qui ha fatto del cibo. Gli esami inizieranno martedì prossimo. Vuoi studiare? Cibo non ce ne serve, quindi direi che... Beh, raccogli le verdurine, vengo anch'io. Ah beh, effettivamente non piove. Piantiamo altra verza e ti direi che forse effettivamente studiare potrebbe essere un'idea. Però potrei anche effettivamente leggere. Che libri abbiamo? A me serve sia la conoscenza che la dialettica. Però potrei anche leggere questo per catturare gli insetti. Vediamo se legge... Ah, però non sta piovendo, cavolo. Niente, allora leggiamo qualsiasi cosa ci capita. Non cambia realmente di nulla. Anche se effettivamente forse sì, sia meglio studiare, dai. Potresti diventare più conosciuto e più popolare tra gli altri studenti. Vuoi studiare? Certo, vai. Aumentiamo le nostre statistiche. Hai deciso di studiare. La statistica di conoscenza aumentata. Hai finito di leggere super apprendimento. Conoscenza aumentata. E vai. Anche oggi piove. Chi è? Gomenasai. Scusa, è un'emergenza. Yukiko si è infilata a forza sotto il tuo ombrello. Arigato. Grazie, non trovo più il mio ombrello pieghevole. Strano, di solito lo porto sempre uno in borsa. Oh, forse l'ho usato quando ero con Cie. Oh, scusa, non volevo invadere. Inizio a sentirmi un po' nervosa. E se qualcuno si facesse strane idee? Non succederà, tranquilla. Hai ragione, dopotutto siamo compagni di classe. Però un po' mi dispiace. Scherzo. Oh, Dio mio. Lo so che questa era sicuramente un'interazione per... puntare a, perché Yukiko, capiamoci, è palese. Però ho già dato il mio cuore a qualcun altro. E non voglio fare la route dell'harem, perché mi sembra sbagliata. Spero che smetta di piovere entro la fine delle lezioni. Anche se probabilmente se le avessi raccontato, se le avessi detto lascia che se le facciano, non penso che sarebbe cambiato nulla. Cioè, nel senso, non è che Cie ci avrebbe scoperto, diciamo. Cie? No, Yukiko. Star-kun, beh, ecco, oggi se hai tempo, se non hai da fare, dimmelo, ok? Ciao. Yukiko sembra molto nervoso, forse dovresti uscire con Yukiko. Sì, Yukiko è palesemente innamorata del protagonista. Forse non così palesemente, nel senso ha un interesse, però... vi vedo tutti abbattuti, lo so, è dura. Non riesco a credere che abbiano portato via il professor Moroka. Anche in sala docenti c'è sgomento. Ma non possiamo singhiozzare tutto il giorno. Oggi daremo un senso alla parte fisica dell'educazione. Giocheremo a rugby e non pensate di non impegnarvi per via del caldo. C'è Afa? Sì, ma correrete lo stesso. Andale, sudare e poi una bella granita. Perché la granita dopo gli esercizi è il massimo. Evviva le emicranie da gelato. Tu non sembri preoccupato, Phoenix. Rispondi alla domanda correndo. Qual è il termine medico per emicrania da gelato? Questa qui che non riesco a pronunciare. Sì, fantastico, è proprio la... quella. Quando mangiamo qualcosa di gelato, tipo la granita, avviene una costrizione della carne attorno al nervo trigemino. È il nervo che comunica al cervello che vi fa male la fronte e quindi vi induce a pensare che vi faccia effettivamente male. Bene, vedo che state sputando sangue. Più sudate, più la granita sarà gustosa quando avrete finito. Ce la paga lei? Conoscenza aumentata. Non abbastanza da aumentare il mio livello, mannaia. Per oggi le lezioni sono finite. Puoi solo aspettare che le indagini diano qualche risultato. Quindi immagino che Dojima non lo vedremo per un bel po'. Probabilmente fino a dopo gli esami. Forse però lo vediamo a fine settimana, dai. Non dobbiamo demordere. Yukiko ci ha chiesto di uscire, però. Va bene, andiamo con Yukiko, visto che ce l'ha chiesto. Oh, ciao Star-kun. Sembra che Yukiko non abbia da fare. Senti la pressione arcana, si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio? Certo. Ok, Yukiko sembra felice. Non penso che ci sia un'interazione col fatto che ci siamo fidanzati con Cie, però sembra in imbarazzo per qualche motivo. Ricordi Kasai-san, la cameriera? Pare abbia raccontato a tutti di te. Oh, Gesù. Ora stanno dicendo che dovrei portarti la pensione. Oh, Cristo. Gli adulti si prendono sempre gioco di me. È una vera seccatura, non credi? Ma la mia famiglia gestisce una pensione, per cui gli ospiti sono all'ordine del giorno. Magari la prossima volta potresti passare. Oh, Yuki-chan. Oh, vice sindaco. Ho visto parecchie concitazioni alla pensione. È successo qualcosa? Eh?
Ah. Oh, no! Oggi c'era l'intervista per quel programma di viaggi. In TV? Ma è fantastico! Cercate di far fare bella figura in Abba, intesi? Scusa, devo scappare. Un'intervista? Ah, è per un programma di viaggi. Sembra una trasmissione seria. E abbiamo dato l'ok solo dopo che ci hanno garantito che io e mia madre non verremo filmate. Ma hanno bisogno di me per mettere in ordine. Ergo, devo andare. Yukiko sembra dispiaciuta. Arrivederci. Eccoti, Kasai. Eccoti, Yuki-chan. Kasai-san, qualcosa non va? La troupe televisiva è venuta, ma non andare alla pensione. Era tutto un trucco, sono quelli del programma di notizie dell'assurdo. Ancora? E credo stiano cercando te, per cui resta qui, ok? Oh, ok, ma... Eccoti! È inutile nascondersi, futura direttrice della pensione maledetta. Maledetta? Sappiamo tutto dell'omicidio, ma Yumi Yamano soggiornava da voi, dico bene? E avete sofferto parecchio per il calo di clienti, eh? Così mi è venuta una grande idea, l'illuminante sfida della direttrice liceale, risanare la pensione maledetta. Che te ne pare? I clienti fioccheranno, fidati di me. Non capisco cosa lei stia... Voglio renderti una stella. Quando presenteremo le terme, permetteci di firmare una scena di bagno, d'accordo? Di bagno? Vabbè, oddio. I calorosi servizi della pudica direttrice, gli ascolti schizzeranno alle stelle. Mi sembra una grande idea. Sentite un po'. Per favore, andatevene. Non ci interessa la vostra copertura. Ti stai tirando indietro? Senti, ragazzina, non conosci il potere della televisione, eh? Come biasimarti, vivendo in questo posto sperduto? Stiamo cercando di aiutarti, capisci? Insomma, vuoi che i clienti spariscano del tutto? Se aspiri ad essere la prossima direttrice, ho fiducia che prenderai la decisione più giusta. Non sarò la prossima direttrice. Oh, ma davvero? Fai sul serio? Beh, basta che lo dici, posso procurarti un lavoro migliore. Altro che questa discarica di una locanda. Potresti farti chiamare l'ex locandiera liceale. Già mi piace come suona. Non vuoi ascoltare il piano? Come osa dire una cosa simile a Yuki-chan? È tutto ok, lascialo blaterare. Finito di sfogarsi, se ne tornerà a casa. Ma che cazzo? Dici che la pensione è in attività da generazione, ma questo significa che è vecchia e fatiscente. Le tradizioni sono passate di moda, faresti meglio chiudere bottega. Ho visto la vostra offerta, porzioni risicate, servizio mediocre, nulla che spicchi. Se volete clientela, non potete affidarvi alla solita solfa. Non vi entra in testa questo concetto, e infatti colate a picco. Senza mancia, le vostre cameriere nemmeno offrono servizi extra, eh? Ehi, ci sono! Perché non assumi solo camerieri giovani e le fai servire un unico cliente per tutto il giorno? Sì, potresti stendere un futone e lasciare che si infilino dentro. Comunque stavo dicendo, lascia che pubblicizziamo la tua attività come solo noi della TV sappiamo fare. Usa il cervello, ok? Zitto. Non dica un'altra parola sulla nostra pensione. Chi prenderebbe sul serio un'idea cretina? D'ora in avanti rifiutiamo qualsiasi copertura da parte della vostra rete. Razza di stronzetta. Vuoi giocartela così? Spiattellerò in prima serata le tue parole. Vedrai come ci si sente. Faccia pure, la prego. Noi risponderemo con un reclamo ufficiale al vostro sponsor. Qui si mette male, signore. Tss. Che stronzo. Ho detto cose incredibili. E se la ritorno tutte e due? Oh, devo avvisare la pensione. Ci vediamo più tardi. Ho un attimo perso la testa quando ci ha insultati tutti. Facevo paura. Sei stata grande. Davvero? Meno male. Yukiko sembra sollevata. Non troppo tempo fa mi sono ritrovata a pensare: sarebbe meglio se la pensione chiudesse, ma è casa mia. È il centro di gravità del mio mondo. Non posso lasciare che chiuda. Sembra che Yukiko stia iniziando ad accettare i suoi veri sentimenti. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Beh, oddio. Io in ogni caso spero che lei comunque se ne vada. Cioè, non per questo rimanga qui se non vuole, punto. La sua persona è stata influenzata con Mudon. Proviamoci, ma non penso ci servirà mai. Ehi, potresti restare un altro po'? Oh Gesù, ho ancora il cuore a mille, per favore. Sei rimasto con Yukiko un altro po' e lei riaccompagnata alla pensione.
Certo, non avessimo scelto Shie, probabilmente Yukiko sarebbe stata una buona scelta. In ogni caso, lo ripeto, fino ad ora sono tutte belle le femmine di questo gioco. Persino Yumi, che non sembra chissà quale personaggio, in realtà non mi dispiace. Non mi piace Ai, su quello non c'è nessun dubbio. Certo, l'abbiamo vista mezza volta, per carità, ma no. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Mani benedette. Credo che questo... un altro sticker premio. Credo che questo oggetto, questo equipaggiamento, sia come in Persona 5 uno di quegli equipaggiamenti che ti danno un'abilità extra a tutte le persone, visto che ce l'hai equipaggiato. Mani benedetto. Ah no, aumenta l'effetto delle magie curative. Beh, oddio, non è male, anzi, ti direi che quando ci dobbiamo curare, lo equipaggiamo, ci curiamo, lo togliamo. 50% è tanta roba, eh. Mica cazzi.